Possiamo venire, pensavo fosse la cosa più difficile, dico la verità, e questo deve essere un momento di grazia, di gioia che ci mette in cammino poi per questi 13 giorni che ci porteranno alla festa di Sant'Antonio, che è un desiderio nostro, comunità francescana, di ridare importanza a questa festa, a questo grande santo francescano che ci porta anche un po' alla chiusura dell'anno pastorale, che si vuole diventare un appuntamento importante per tutti gli anni in cui la parrocchia si ritrova, quest'anno nei modi che ci è possibile, ma speriamo poi il prossimo di poter fare anche che siano momenti anche più conviviali, in cui possiamo stare in comunione, in una buona comunione e in fraternità per vivere prima di tutto il carisma francescano. E poi per avere la gioia di nella gioia di stare insieme nel nome del Signore. Bene. E io incomincerei subito, poi magari durante la riflessione vi dico la mia emozione e la mia gioia di essere qui con Padre Daniel, che è l'accompagnatore qui delle reliquie. Va bene? Ecco, incominciamo. Con questa celebrazione accogliamo Sant'Antonio, presente in mezzo a noi attraverso le sue reliquie. Dall'incontro con il Santo, che tanto amiamo, impariamo ad amare Dio e ad amare i nostri fratelli, ponendoci alla scuola del Vangelo. Nel nome del Padre che ci ha creati, del Figlio che ci ha redenti e dello Spirito Santo che ci ha santificati. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Padre Santo, sull'esempio di Sant'Antonio, donaci di vivere in profonda solidarietà con i nostri fratelli, per crescere, patire, lottare con essi e per rendere presente laddove c'è il posto
la tua parola di salvezza. Liberaci, o Signore, da ogni forma di egoismo. Fa che operiamo nell'umile e concreto amore verso ogni nostro fratello, a servizio della nostra comunità, per questa nostra terra. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. La vita cristiana va sempre vissuta in una duplice dimensione verticale ed orizzontale. La prima ci farà credere nell'amore infinito di Dio Padre, che ha mandato sulla terra il suo Figlio Gesù come Salvatore del mondo e ci chiede di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. La dimensione orizzontale ci porta ad amare il prossimo, i fratelli, ogni persona che incontriamo, quale dimostrazione del nostro vero amore per Dio. Alla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Se uno possiede dei beni in questo mondo e vede il proprio fratello nel bisogno e si rifiuta di aiutarlo, in che modo l'amore di Dio potrà rimanere in lui? Figlioli, non amiamo solo a parole o con la lingua, ma anche con i fatti e nella verità. Parola di Dio. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Il Signore ama. Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Il Signore ama. Anche se giura a suo danno non cambia. Se presta denaro non fa usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà salvo per sempre. Mediante l'amore al prossimo, il cristiano dimostra di amare veramente Dio. Soltanto chi sa dare questa testimonianza è credibile come cristiano. I santi, Sant'Antonio in particolare, ci hanno lasciato questo luminoso esempio. Mettiamoci ora in ascolto della parola del Santo. Lettera seconda dai sermoni di Sant'Antonio. San Giovanni, nella prima lettera, ci presenta molte riflessioni sull'amore di Dio e del prossimo, e ci invita adesso dicendo: in questo si è manifestato l'amore per noi. Egli ha mandato il suo Figlio unigenito del mondo perché noi avessimo la vita per lui. Quanto grande fu dunque l'amore del Padre verso di noi. E ha aggiunto: chi non ama rimane nell'amore. E ancora: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Dunque, chi ha dei beni in questo mondo, tolto ciò che gli necessita per vivere e per vestirsi, si vede un fratello per cui Cristo morì nel bisogno,
deve dargli ciò che egli avanza, e se non lo dà, rifiutandosi di soccorrere il fratello con necessità, io dico che commette peccato grave, perché l'amore di Dio non è in lui. Se questo amore fosse veramente in lui, volentieri contribuirebbe ad allevare le necessità del fratello. Guai dunque a coloro che posseggono le dispense piene di vino, di grano e di viveri e di armenti fino ai vestiti, e i poveri di Cristo si trovano a mendicare la loro parte, con lo stomaco vuoto e senza vestiti per coprirsi. Verrà allora quando anche i ricchi, stando fuori dalla porta, grideranno: Signore, Signore, aprici. Coloro che non hanno udito la voce di Dio si sentiranno rispondere: in verità, non vi conosco. Carissimi terziari francescani, penso che ce ne siano, no? Presenti, e poi carissimi fedeli. Intanto permettete che vi dica la mia gioia e anche un po' di emozione, perché venni qui e chi ha i capelli bianchi come me, cioè forse se lo ricorda, nel 1994 era in occasione del 8° centenario della nascita di, e venemmo qui a Grosseto, un altro reliquiario, forse lo ricorderete, qualche foto è rimasta in parrocchia. Non c'era Gesù bambino, però c'erano le reliquie di Sant'Antonio, ex massa corporis, come quella che c'è custodita sul petto di questo busto reliquiario dorato di Sant'Antonio. Perché l'abbiamo cambiato? Perché andando in giro per l'Italia, non avendo quel precedente reliquiario, Gesù bambino in braccio, e tanti si lamentavano: ma sarà proprio Sant'Antonio quello, ma il bambinello dove lo tiene? Perché aveva il libro, il Vangelo, e aveva la reliquia sopra il Vangelo, ma il bambino non c'era. Ecco, allora abbiamo dovuto inventare un nuovo reliquio. Bene, è dal 1981, quindi 40 anni fa, che queste reliquie di Sant'Antonio vanno per le strade del mondo. Ecco, personalmente, ma poi i miei confratelli di Padova mi danno una mano e vanno anche altri, ecco, io ho fatto più di 400.000 chilometri per portare Sant'Antonio in giro per il mondo, dall'Australia alle Americhe, all'Asia, all'Africa, tutta l'Europa. Ecco, pensate, a dicembre del 2019 ero in Lituania, lì è stato bello la presenza dei nostri fratelli in Lituania, ma poi prima ero andato in Ucraina. Bene, ma a febbraio dell'anno scorso, l'anno 2020, sapete dove ero? In India, con queste reliquie. Bene, abbiamo noi che portiamo queste reliquie nel mondo, abbiamo l'impressione che da 40 anni Sant'Antonio abbia ripreso la missione che Dio gli aveva affidato quando era qui su questa terra. Perché ogni volta che arrivavano queste due reliquie, vedete, la parte del santo sono molto piccole, sono le uniche che poi Papa Giovanni Paolo II ci ha permesso di tenere fuori dalla tomba. La tomba era stata aperta il 6 gennaio
1981, col permesso del Papa, che però ci aveva detto: rimettete tutto dentro, però non fate smembramenti. Però noi abbiamo detto: santità, santità, guardi, noi continuiamo a ricevere centinaia, centinaia di telefonate da tutto il mondo, devoti di Sant'Antonio da tutto il mondo, che ci chiedono, ma almeno qualche piccola parte, ma almeno qualche segno, qualche reliquia del santo. Noi non possiamo più venire a Padova, se venisse Sant'Antonio da lui. Ecco, era 1981. Io ricordo il primo viaggio che feci qui in Sardegna, perché sono stati quelli che hanno insistito di più. Poi abbiamo girato per tutta l'Italia, poi in Europa hanno detto, ma l'Italia è vicina a Padova, possono andare a Padova, e voi che siamo lontani, venite da noi. E quindi Germania, Inghilterra, Irlanda, Croazia, avanti, Romania, in giro, in giro. Quando abbiamo saputo che giravamo per l'Europa, quelli dei continenti, pensate, nel 2000, sapete dove ero? In Argentina, e lì rimasero 3 mesi le reliquie per varie tappe nel continente, e una tappa la facemmo anche nella cattedrale di Buenos Aires, e chi venne a venerare, a presiedere la celebrazione, a venerare l'arcivescovo di allora, che non era ancora cardinale, era solo arcivescovo. Io me lo ricordo proprio molto discreto, molto, è arrivato, si è vestito, non ha detto molte parole, però è seduto, poi mi dice, padre, parli lei, sa, io lo ascolto volentieri. Pensate che umiltà, era una delle prime volte che un vescovo mi diceva, padre, parli lei. E poi però ho voluto venerare le reliquie, finita la messa, si è ritirato proprio con una discrezione, ecco, mi ricordo l'umiltà del Papa di Bergoglio, dell'Arcivescovo Bergoglio, ora Papa Francesco. Bene, allora, abbiamo l'impressione che Sant'Antonio continui la sua opera, la sua missione, che è quella di andare vicino alla gente, vicino a chi è nella prova, a chi soffre, a chi soffre violenza, ingiustizie, guerre, malattie. Voi non potete immaginare in questi viaggi quanti ospedali io ho visitato. L'altro giorno eravamo a Terni, per 3 ore siamo passati per i reparti dell'ospedale di Terni, benedicendo, consolando. E poi quante carceri io ho visitato, le carceri del Portogallo, di Lisbona, le carceri di Manila, nelle Filippine, le carceri di Malta, cioè dove c'è la sofferenza, Sant'Antonio voleva sempre andare per consolare, per sostenere. E poi, quante lettere, quante richieste, quante petizioni abbiamo raccolto nei viaggi. Ecco, tra parentesi, vi dico che anche qui non abbiamo, sempre per i vincoli, no, del Covid, quindi non abbiamo portato né immaginette, sì, le metteremo dopo dentro una busta, ma né ricordini, né medagliette, né statuine, niente, no? Perché? E anche non sarà possibile baciare, tantomeno poi anche toccare per il Covid. Abbiamo portato solo una busta con dentro l'immagine del reliquiario e la preghiera che faremo alla fine delle celebrazioni, prima della benedizione, e dentro questa busta c'è una letterina in bianco.
Sant'Antonio. Tutte queste nostre lettere, poi quando torniamo a Padova, mercoledì, le deporremo sotto la tomba del Santo, proprio per affinare tutte le vostre grazie, per le grazie ricevute, ma anche tutte le vostre richieste, persone ammalate, quanto bisogno c'è, di solidarietà, di esserci vicini. Ecco, il Santo è venuto qui per questo motivo, ma il Santo è venuto qui anche per l'altro motivo, un'altra opera, l'evangelizzazione. È stato, come sapete, il più grande evangelizzatore del Medioevo. Ha viaggiato per tutto il nord Italia, lui veniva dal Portogallo, poi era stato in Marocco, poi in Sicilia, la storia di Sant'Antonio la conoscete. Poi, ecco, siamo qui in questi giorni, abbiamo potuto accogliere la richiesta di padre Gabriele, perché eravamo in viaggio per Terni e Assisi, perché in questi giorni abbiamo commemorato 800 anni dell'incontro di Sant'Antonio con San Francesco. Era il capitolo delle storie, però chi venne dalla Sicilia con gli altri francescani che erano già? Anche frate Antonio de Lisbona, sconosciuto, nessuno si è accorto. Erano tanti frati allora, lì al capitolo delle storie alla Porziuncola. L'incontro di Antonio con frate Francesco, e poi tutti vanno via, resta lì come sconosciuto frate Antonio. Passa casualmente accanto a lui il provinciale della Romagna, che gli dice: ma e tu chi, dove vai? Nessuno mi ha richiesto, nessuno mi vuole. Pensate l'umiltà di questo santo, che aveva nascosto la sua competenza, preparazione teologica, la sua cultura, tutto, si era fatto umile con i fratelli, nessuno l'aveva richiesto. Frate Graziano gli dice: beh, dai, vieni con me, ti porto su al nord Italia. Tu sai dire messa? Sì, sono bene, c'è un eremo, almeno per dire la messa. Ecco chi è Sant'Antonio. Dopo sappiamo che si scopre chi era, e in 10 anni praticamente ha viaggiato nord dell'Italia, sud e centro della Francia. A 36 anni si vede, muore proprio sfibrato, sfinito. Allora, la reliquia di Sant'Antonio principale, lì, Massa Corporis, non è la lingua, sapete che Dio ha premiato Sant'Antonio lasciandoli mai quelle a Padova, non esce mai dalla basilica. Questa invece, che usiamo per le benedizioni, questo reliquiario d'argento qui, è un frammento della più piccola delle costole che abbiamo, si chiama costola fluttuante. Esperto un po' di anatomia, sa che esiste anche questa costola. Era vicina, noi però la presentiamo come vicina al cuore di Sant'Antonio, e quindi che sentiva i battiti di quel cuore. La terza reliquia, che qui vedete solenne vicino al busto, da 2 anni portiamo una reliquia di San Francesco d'Assisi, perché appunto per commemorare l'anno scorso, anche se il Covid ci ha bloccati, perché dovevamo andare in Marocco, dovevamo andare in Turchia, dovevamo andare in Libano, dovevamo andare in giro, bloccati tutti, portiamo in giro Sant'Antonio assieme a San Francesco, per ricordare l'anno scorso gli 800 anni della vocazione francescana di Sant'Antonio, perché prima si chiamava Fernando e prima era agostiniano, poi i protomartiri nativi dell'area
l'area di Terni, dove c'è molto la grande devozione ai protomartiri francescani, perché erano tutti originali, uccisi in Marocco. L'incontro con le reliquie, con i resti mortali dei protomartiri francescani, segnò la vita di Antonio, che lasciò gli agostiniani e si fece, indossò il saio francescano. Ecco, allora, Sant'Antonio, francescano, e quest'anno portiamo ancora la reliquia di San Francesco, poi abbiamo anche, non so se Padre Gabriele vuole che la esponiamo, abbiamo anche una bellissima icona dipinta, scritta a mano, si dice scritta a mano, dove ci sono i due santi, San Francesco e Sant'Antonio insieme, ma in questi giorni la vedrete di sicuro, perché ce l'abbiamo con noi. Sant'Antonio, vicino di sopra, lasceremo in fondo alla chiesa queste letterine, dentro c'è un'immaginetta, quella la potete tenere, scrivete anche a casa. Noi mercoledì mattina, quando partiamo, raccogliamo tutte le vostre lettere e arrivano direttamente a Padova, va bene? Senza ritardi postali, perché li porteremo subito e li deporremo lì sulla tomba del Santo. Ecco, restiamo in questo clima di, terminiamo questo primo incontro di preghiera con queste invocazioni, poi avremo modo nei prossimi giorni, ecco, di sentire e di approfondire altri aspetti che il Santo ci propone. Ci alziamo in piedi. Fiduciosi nell'intercessione di Sant'Antonio, e aggiungiamo anche di San Francesco d'Assisi, che ha annunciato e testimoniato la parola di Dio nella Chiesa, rivolgiamo al Padre la nostra supplica nella certezza di essere esauditi. Insieme diciamo: Signore, per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci. Signore, per intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci. O Signore, donaci un cuore sensibile e mani operose nel soccorrere i poveri, i sofferenti, gli emarginati e coloro per i quali nessuno ha rispetto. Preghiamo. Signore, per intercessione di Sant'Antonio, o Signore, a te affidiamo per l'intercessione di Sant'Antonio le nostre sofferenze e tutte le nostre intenzioni personali, soprattutto le persone a noi care che sono nella prova e nella malattia e hanno bisogno del tuo aiuto. Preghiamo. Signore, perché come fece Gesù, anche noi sappiamo aprire il nostro cuore ai fratelli più poveri e disprezzati e diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici. Preghiamo. Signore, per l'umanità turbata da continue violenze, ingiustizie e guerre, perché gli uomini di buona volontà diano il loro contributo nel costruire un mondo di giustizia e di pace, preghiamo. Signore, perché il Signore infonda nei nostri cuori il suo spirito d'amore, purifichi le nostre anime e ci liberi da ogni egoismo, preghiamo. Signore, e insieme preghiamo la preghiera dei figli di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Ci sei venuto in
ci hai amato per primo. Concedi a noi di sapere andare incontro ai fratelli con cuore aperto e generoso, per amarli come tu li hai amati. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro fratello e Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ad ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E per i meriti, l'intercessione di Sant'Antonio, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Restiamo.